Bene, eccoci tornati di nuovo in studio, sempre con il professor Pace e il dottor Nittoli. Adesso abbiamo alcune domande dei nostri telespettatori. Allora, dottor Nittoli, Maria di Ancona dice: ho fatto un ciclo di infiltrazioni alla spalla, sto meglio, posso stare tranquilla? Ma direi di sì in questo momento, senz'altro. Dipende se poi questa paziente ha effettuato eventualmente degli accertamenti, presumo di sì, visto che comunque già ha fatto una terapia, presumibilmente uno specialista che l'ha visitata ha già stabilito qual è appunto la terapia corretta. Può stare tranquilla. In caso di lesione di cuffia, se è stata fatta comunque una terapia infiltrativa, rimane sempre l'indicazione chirurgica, secondo me, perché comunque, come sappiamo, anche con la È una terapia cosa infiltrativa risolutiva, non è insomma, una cosa invece, risolutiva quella che delle infiltrazioni con invece quella acidosi chirurgica è risolutiva, ionico. quindi Quando sarebbe alla la miglior fine, sì, strada, ecco, da certo. fare. E Roberto Di Fano chiede: ho avuto una frattura di clavicola, la devo operare? Anche qui dipende che tipo di frattura. In linea di massima prima si tendeva a non operare nulla, poi si operava diciamo con un filo di Kirchner. Cioè, adesso ovviamente l'indicazione principe è fare una sintesi con placca, una sintesi stabile, fa muovere subito il paziente, eccetera. Ovviamente una frattura semplice che si corregge bene col bendaggio può non essere operata, però molto spesso, soprattutto nei giovani, vediamo spesso i ciclisti, i motociclisti, traumi ad alta energia, eccetera, una frattura magari anche a più frammenti, scomposta, eccetera, l'indicazione comunque è chirurgica. Bene, poi professor Pace abbiamo Giuseppina Di Fermo che chiede: la scoliosi nell'età evolutiva può determinare problemi agli arti inferiori? Ma questo è un vecchio problema e un argomento molto caro soprattutto a non tanto ai medici quanto agli osteopati, che hanno studiato e studiano e credono in collegamenti tra gli arti superiori, gli arti inferiori, tra la colonna e gli arti inferiori in genere. L'unico collegamento che può esistere tra una scoliosi e gli arti inferiori, da un punto di vista, io parlo medico perché i miei studi sono quelli medici, è quello che se una persona ha una differenza di lunghezza di arti inferiori, quindi ha una gamba più lunga e una gamba più corta, chiaramente ha uno squilibrio di bacino e chiaramente avendo uno squilibrio di bacino anche la colonna che si posiziona sopra il bacino non sarà più a perpendicolo, quindi sarà una colonna che devierà in una o due parti creando quindi quella che si chiama una scoliosi. Ma più che una scoliosi, perché noi dobbiamo differenziare il termine scoliosi da atteggiamento scoliotico. L'atteggiamento scoliotico è quando si pende da una parte, ma questa alterazione è facilmente correggibile. La scoliosi è una deviazione della colonna non facilmente correggibile. Quindi, alla domanda della signora, la scoliosi con gli arti inferiori ha poco a che vedere. L'atteggiamento scoliotico e gli arti inferiori, soprattutto per quanto riguarda la differenza degli arti, di lunghezza degli arti, ha un certo collegamento e quindi è una cosa che ha un senso. Bene, Laura di Loreto chiede: mio figlio da piccolo camminava sulle punte, ha fatto tutte le visite del caso, ma non hanno riscontrato problemi di postura. Ora ha 19 anni ed ho notato che consuma le scarpe nella parte interna del tallone. Mi devo preoccupare? Allora, sicuramente non si deve preoccupare, il camminare in punta di piedi nei bambini è un aspetto molto spesso e abbastanza frequente e rappresenta un segno di ritardata maturità in quello che è il sistema proprio cettivo e neuromuscolare dei bambini. E ha fatto bene la signora a far visitare questo ragazzino quando era molto piccolo, quando era piccolo, perché può essere lo stesso segno, anche segno di malattie neurologico-muscolari importanti. Il fatto che sia stato visto da degli specialisti che abbiano escluso patologie importanti sta a dimostrare soltanto un ritardo di maturità che chiaramente con lo sviluppo poi è scomparso. Per quanto riguarda invece la seconda osservazione, mio figlio consuma la scarpa nella parte interna, probabilmente la signora fa riferimento più che al consumo, perché bisogna vedere, non è ben chiara nella domanda se il consumo è nel tacco della scarpa o se il consumo è sulla tomaia, cioè sulla parte di cuoio che chiude la scarpa, dove ci sono i lacci. Molto spesso il consumo, quantomeno la deformità della scarpa nella parte interna, quindi la Del scarpa si tallone. storce nella parte interna, è conseguente alla presenza di un piede piatto o un piede cosiddetto pronato, che spesso non ha un grande significato. È molto più frequente nelle ragazzine, signorine, che quando hanno le ballerine le storcono tutte. Io ho la mania di vedere per strada le scarpe, sono appassionato di chirurgia del piede, e molto spesso vedo queste scarpe tutte deformate,
ma come è ben chiaro a tutti, sono piccole alterazioni, per lo più estetiche, che hanno uno scarso significato medico, clinico, terapeutico, men che meno chirurgico. Bene, dottor Nittoli, Mauro di Falconara chiede: mi sono operato la spalla, posso ritornare a fare attività sportiva? Allora, presumibilmente un paziente giovane, quindi un intervento in artroscopia a carico, presumo, della cuffia dei rotatori. Quindi, diciamo, valutandola in questo senso, direi di sì, chiaramente dopo un adeguato periodo di riabilitazione e quindi poi anche di recupero muscolare. Perché poi anche lì attività sportiva, se parliamo di attività sportiva ad elevato impegno per la spalla, come dicevamo prima, volley, basket, tennis, eccetera, ovviamente la preparazione fisica è molto importante. Il nuoto va bene Un come sport, nuoto sì. Ecco, è valido sicuramente sia in fase di riabilitazione, ovviamente anche qui in progressione. Quindi chiaramente se partiamo subito 80 vasche a delfino non è sicuramente la situazione migliore per una spalla. quindi Quindi dipende comunque dobbiamo, dal tipo di ovviamente, sport che deve tipo di sport, fare, ecco. preparazione muscolare è sicuramente una cosa molto importante, però tranquillamente può tornare all'attività sportiva. Bene, professor Pace, Gianna di Macerata chiede: le gambe ad X vanno operate? Allora, le gambe a X, che in termini medici si chiamano ginocchia valghe, sono sicuramente espressione di un vizio di carico degli arti inferiori, perché le ginocchia, chiamiamole normali, dovrebbero essere dritte. C'è da dire che nel sesso femminile il valgo, cioè l'X modesto, è abbastanza fisiologico, come è fisiologico avere il gomito a X, quindi avere un gomito che è lievemente deformato. Quindi le consideriamo, tra virgolette, patologiche quando l'X supera più o meno i 10 gradi. Possono essere trattate in maniera differente a seconda dell'età della persona. Nei bambini sono molto diffuse, associate anche a un piede piatto, fino ai 10 anni possono essere trattate attraverso l'uso di plantari, di scarpe ortopediche un tempo, oggi plantari con determinati sistemi di modifica dell'asse di carico. Intorno ai 10-14 anni, nelle ginocchia molto importanti, quindi con un angolo di 20, 30, 40 gradi, si possono fare dei bellissimi interventi chirurgici che si chiamano epifisiodesi transitorie del ginocchio, del femoro, della tibia, mettendo dei ferretti che sfruttano poi la crescita in lunghezza degli arti in bambini 10-14 anni in fase di accrescimento. Attraverso questi sistemi si impiantano dei ferretti che bloccano la cartilagine di accrescimento in un punto del ginocchio, quindi della tibia del femore, e nel giro di 2-3 anni si ha un perfetto allineamento del ginocchio. Quando si è ottenuto l'allineamento, il bambino deve essere rioperato per asportare quel pezzo, quella vite, quella cambra, quel pezzo di ferro che è stato momentaneamente installato. Nell'adulto, parliamo quindi del soggetto sopra i 18 anni, 18-40 anni, che ha una deviazione importante del ginocchio, possono essere fatti degli interventi che si chiamano osteotomie, cioè praticamente addrizziamo il ginocchio, rompendo il femore o la tibia, mettendoli dritti e fissandoli poi con una placca, cioè con un mezzo di osteosintesi. Attraverso questo si ottiene un perfetto allineamento della gamba e quindi un ripristino dell'asse. Se invece la situazione è ancora più avanzata, il paziente è ancora più anziano, attraverso un intervento di protesi di ginocchio si riesce a ottenere una risoluzione dei dolori e anche un allineamento dell'arto inferiore in maniera perfetta. Prima parlavamo, ecco, di piede piatto, ma il piede piatto, professore, va trattato nel bambino? Una volta Allora, si mettevano le scarpe ortopediche. sì. Una volta si mettevano le scarpe ortopediche, si usavano tanti presidi, ma l'ortopedia nel corso di questi anni è cambiata in maniera radicale. C'è da dire che il piede piatto è un po' come il raffreddore, cioè un termine generico per indicare un calderone di situazioni patologiche che vanno, si può dire, dalla A alla Z, molto molto diverse, molto molto varie. Non è facile affrontare in 2 minuti il problema del piede piatto. Chiaro è che l'uso dei plantari può ancora, per una certa fascia d'età, dai 3 anni ai 10 anni, avere ancora una sua validità, sicuramente. L'intervento chirurgico, che in certi periodi della storia ortopedica nei bambini ha avuto una grande esplosione, oggi tende ad essere notevolmente ridotto. Devo dire che questa è la verità delle cose. E
questo nei bambini, perché si è visto che molti di questi piedi piatti, che potenzialmente potevano essere definiti come malattie, poi in realtà non erano malattie. Non sono dismorfismi, ma sono paramorfismi, cioè sono quasi vicini al normale. Tutto sommato noi possiamo dire, come facciamo a definire un piede? Beh, un piede normale e un piede lievemente alterato, solo perché ha il calcagno un pochino storto, solo perché consuma un po' la tomaia. Tutto sommato possiamo dire che se un piede funziona bene, non ha dolore, è un piede diverso, come sono diversi i nasi delle persone, ma è un naso che funziona bene o un piede che funziona bene, questo bene. Dico. Bene, dottor Nittoli, Laura di Macerata chiede, ho spesso dolore alla spalla, mi devo preoccupare? Beh sì, indubbiamente un dolore che perdura nel tempo, un dolore che soprattutto poi probabilmente tende a limitarlo nella sua attività, che sia lavorativa o sportiva, va indagato. Quindi ci si rivolge al curante, si fa un primo esame di base che può essere appunto una radiografia per escludere, come dicevamo prima, per esempio già una tendinite calcifica. E poi è utile eventualmente a questo punto che si rivolga effettivamente a uno specialista che valuterà eventualmente la necessità di fare esami secondari, come appunto una risonanza magnetica. Molte volte arrivano dei pazienti con ecografie, eccetera, sì, sono senz'altro utili per definire un pochino la cosa, però quello che più ci indirizza chiaramente è la storia clinica del paziente, quindi l'anamnesi eccetera, la valutazione poi obiettiva, quindi la visita che facciamo, e poi un esame aggiuntivo che purtroppo appunto la risonanza, e come diceva il professore prima, però chiedendo risonanza a tutti, dopo chi ne ha effettivamente bisogno, c'ha dei tempi d'attesa molto lunghi. Bene, allora abbiamo Monica di San Benedetto, professor Pace, che dice ho spesso dolore alle ginocchia, ma ho fatto tutti gli accertamenti e non mi hanno riscontrato nulla. Il dolore può derivare dall'uso di scarpe con tacchi alti? Beh, indubbiamente l'uso di scarpe con tacchi alti rappresenta un criterio di bellezza e poco di funzione. È un criterio un po' maschilista, se vogliamo, però è comunque un criterio. Da un punto di vista di funzione, il tacco alto comporta la tendenza a piegare il ginocchio. Per camminare con un tacco alto intendiamo sopra 8, un tacco da 10, da 12, ormai ci sono i tacchi, non so, forse lei lo sa meglio di me. Sì. E questo poi ha dei compensi nelle ginocchia, che appunto diventano flesse, e anche nelle anche e anche nella colonna. Quindi l'uso di scarpe a tacchi alti certamente è antifunzionale. Nelle ginocchia può creare sicuramente dei dolori nella parte anteriore, soprattutto sull'articolazione femoro-rotulea, ma chi vuol bella apparire deve soffrire, per cui fa come molte ragazze, che molte donne che escono con il tacco alto, poi a cena sotto il tavolo si levano la scarpa e poi quando si devono mettere in piedi se la rimetteranno, quindi faccia qualche sacrificio, non può avere cicce cocò, come si dice, o appare più bella o soffre un pochettino. Va bene. E Filiberto di Fossombrone chiede, oggi si possono mettere protesi al ginocchio che col tempo non si deteriorano? Ma tutto si deteriora e anche la nostra vita poi ha un inizio e una fine. Quindi parlare di materiali, parlare di oggetti meccanici che non si deteriorano è praticamente impossibile. C'è da dire che il concetto di usura, di consumo, nell'anca ha un certo significato, nel ginocchio ha un significato sicuramente minore. Nel ginocchio i materiali non tendono a consumarsi, si consumano molto poco. Nel ginocchio i motivi di sostituzione della protesi sono le protesi dolorose, sono le fratture in genere e sono le rigidità del ginocchio. Ma con i materiali che oggi usiamo, con le protesi che oggi usiamo, parlare di usura di materiali nella protesi di ginocchio non è certamente un qualche cosa di corretto. Nell'anca, con certi materiali, è ancora qualcosa di corretto, però come ho detto prima, se scegliamo la protesi giusta per il paziente giusto, nel momento giusto, anche questo è un problema che ormai sta diventando trascurabile. Dottor Nittoli, come è cambiato il trattamento della patologia della spalla negli anni? Ma negli anni sicuramente c'è stata un'evoluzione importante, soprattutto in questi ultimi 10-15 anni, dove appunto l'artroscopia adesso la fa da padrona, perché come dicevamo prima la spalla
un paziente c'era il dolore alla spalla, beh, c'era la periartrite, te la tieni, eccetera, qualche antinfiammatorio, finiva lì. E adesso poi dopo ci sono stati, diciamo, c'è stato il momento in cui la spalla veniva operata a cielo aperto, adesso l'artroscopia sicuramente è stato un passo avanti notevole, perché è una tecnica assolutamente mini-invasiva e innovativa, chiaramente prevede una curva d'apprendimento, questo è ovvio, però c'è stata adesso una diffusione, diciamo, molto importante di questa tecnologia, quindi sicuramente migliorata tantissimo, c'è stata un'evoluzione importante. Bene, noi siamo giunti al termine della trasmissione, ringraziamo i nostri ospiti, il professor Pace e il dottor Nitoli. Grazie a voi. Per essere intervenuti, e noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento, lo scompenso cardiaco, sempre mercoledì alle 20.50 sul canale 11 e per la visione in HD sul canale 511, mentre il giovedì alle 20.45 sul canale 675. Vi ricordo inoltre che potete intervenire da casa, ponendo le vostre domande alcuni giorni prima della trasmissione, e potete chiamare al numero 071 7574 372 oppure inviare un'email a onairtv@libero.it e gli ospiti presenti risponderanno a tutte le vostre domande. Arrivederci alla prossima settimana. Buonasera.